Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e benvenuti in questo terzo vlog in cui vi parlo appunto della situazione del copyright. Magari qualcuno potrebbe dire: Joseph, già alle 14 è pubblicato un video del copyright, che cavolo combini, ne pubblico un altro dopo poche ore? Ebbene sì, infatti quello che avete visto alle 14 sarebbe dovuto arrivare ieri nel pomeriggio, ma purtroppo per problemi appunto di YouTube che si è buggato il caricamento l'ho pubblicato appunto oggi alle 14. Questo è il video che sarebbe dovuto arrivare appunto oggi e ci sono risvolti ragazzi importantissimi. Infatti come prima cosa è arrivato il comunicato ufficiale di Ubisoft e come seconda cosa vi dirò appunto come contestare un video, ovviamente nel caso in cui la contestazione sia adeguata appunto farla. Allora, per quanto riguarda il comunicato ufficiale di Ubisoft, vi dico subito che c'è stata una comunicazione qui su Twitter in cui appunto c'è stato un tweet in cui c'è scritto Ubisoft, YouTube e copyright, la nostra policy. E quindi ci riporta questo link al forum italiano ufficiale appunto di Ubisoft in cui appunto c'è un vero e proprio annuncio, viene spiegata un po' la situazione, che gli sono arrivate delle segnalazioni e cose del genere, dove appunto ci dicono qui di contattare magari per email nel caso in cui si hanno altri problemi. E ci viene detto chiaramente che la loro policy, quella che vi ho mostrato appunto nell'ultimo video, quello di Ubisoft, rimane quella. Quindi non ci sarà nessun problema, voi potete ancora pubblicare video di Ubisoft e monetizzare anche questi video. Inoltre, nel caso in cui ci siano dei problemi, potete fare una contestazione, nel caso in cui ci siano contenuti di terze parti. Infatti, prima di procedere con una mia contestazione che ho fatto, ho contattato appunto il personale di Machinima. Infatti, il personale, mi ha detto che posso procedere con la contestazione. Infatti, Ubisoft, come appunto ho appena detto, ci permette di fare ciò. Ho contestato questa contestazione, come dicevo, a uno dei quattro video che avevo segnalati di Assassin's Creed 4 Black Flag. Perché ad uno solo? Perché appunto volevo in un certo senso provare, vedere come appunto funziona. Infatti nel momento in cui procedete alla contestazione si aprirà diciamo una sorta di menu, una cosa del genere, in cui nel momento in cui andate così, cliccate su corrispondenza di contenuti di terze parti, una volta cliccato uscirà diciamo una schermata in cui dovete inserire, diciamo cliccare sul tasto contesta. Una volta contestato si aprirà una sorta di menu in cui dovete specificare la motivazione per cui secondo voi è giusto contestare quel video. Ci tengo a precisare, badate bene, che dovete contestare quel video solamente nel momento in cui siete sicuri che potete contestarlo, nel momento in cui siete sicuri appunto che non avete fatto delle violazioni di copyright. Questo, ragazzi, è fondamentale perché nel momento in cui contestate un video che in realtà contiene dei contenuti che non sono vostri, non potete appunto non potevate pubblicare questo video, se contestate la situazione l'aggravate invece di appunto migliorarla. Infatti potrebbe arrivarvi anche qualche strike, quindi dovete essere sicuri di poter contestare. Infatti, come ho detto, ho parlato con il personale di Machinima, mi hanno detto che i video di Assassin's Creed 4 Black Flag, appunto che avevo segnalati, mi erano stati segnalati, potevo contestarli senza problemi, appunto per le motivazioni che vi ho detto poco fa. Quindi ho contestato un solo video, appunto per provare, per vedere appunto cosa succede. Come appunto scelta ho inserito appunto quella lì in cui mi viene detto che possiedo i diritti oppure una licenza per appunto pubblicare questo video, pubblicare i contenuti appunto del gioco, e quindi ho specificato poi lì nella sezione particolare, quella lì nel dettaglio, che appunto la policy di Ubisoft mi permette la contestazione. Quindi ho cercato di essere quanto più preciso possibile in questa contestazione, e ora, come credo vi stia facendo vedere così in un'immagine, c'è scritto corrispondenza di contenuti di terze parti contestata. Ora sono così in attesa di aspettare il verdetto e vedere se questa contestazione viene rimossa. Nel momento in cui questa contestazione viene rimossa, voi potete rimonetizzare quel video, appunto come fate ad esempio nel momento in cui appunto lo pubblicate e mettete tutti i settaggi lì appunto per monetizzare il video.
Quindi ragazzi, davvero credo che le altre software house dovrebbero prendere esempio da Ubisoft, almeno questo è il mio parere, poi ognuno la pensa appunto come vuole. Ubisoft si è mostrata subito dalla nostra parte, o meglio dalla parte di noi youtuber, ha subito agito, ha parlato appunto con chi doveva parlare qui su YouTube e appunto ha messo in chiaro alcune cose. Quindi ragazzi, io spero che questo breve video vi sia stato d'aiuto perché, come sapete, ci tengo a questa situazione del copyright perché mi ha colpito in prima persona. Infatti io sono appunto uno youtuber che bada bene a quello che inserisce nei propri video. Cioè, se ad esempio una canzone non è free copyright, io non la metto nei miei video. Infatti, avendo fatto sempre tantissima attenzione, ora il fatto di vedermi quattro video segnalati mi ha un po' così lasciato interdetto. Quindi ho detto no, mi devo attivare per questa situazione e devo riuscire a risolvere appunto per bene la cosa. Anche questa volta vi lascio in descrizione il link di wagna.it in cui c'è un articolo fondamentale in cui vi dice dei passaggi, in cui ci sono scritti dei passaggi da seguire per pubblicare dei video e non avere poi problemi. Quindi in descrizione trovate tutto. Vi ricordo come al solito se vi va di lasciare un mi piace a questo video e se vi va appunto di condividerlo perché magari potete far sapere a coloro che hanno video di Ubisoft con diciamo rivendicati come possono agire al riguardo. Vi ricordo ovviamente anche di iscrivervi nel caso in cui non siate già iscritti. In descrizione trovate ovviamente come al solito il link di Facebook, Twitter e Instagram. Da domani ragazzi, quindi si riparte carichissimi con altri video di Assassin's Creed 4 Black Flag, quindi un po' di missioni navali, un po' finalmente arriva la battaglia con la nave leggendaria. Non so se ne sconfiggerò solo uno oppure tutte e quattro. Ora vedremo un pochettino, quindi si riparte bene con i gameplay come si deve, quindi tranquilli arriveranno tantissimi altri gameplay come al solito. Quindi ragazzi, io vi saluto e alla prossima. Ciao!